non soltanto jihadisti. Il fenomeno dei combattenti stranieri è aumentato in questi anni nello scenario siriano. Tanti sono scesi a combattere nelle fila dell'ISIS. Molti altri hanno lottato sotto le bandiere dell'ESDF, acronimo delle Forze Siriane Democratiche, una formazione che raggruppa curdi, membri dell'esercito siriano di liberazione, oppositori al regime di Bashar al-Assad, ma anche agli uomini in nero di Daesh. Oltre a loro, cittadini stranieri arrivati qui percorrendo le stesse rotte dei volontari jihadisti, ma con motivazioni opposte: combattere contro l'oscurantismo islamista. Qui ci sono forze secolari e democratiche, gente di qui, non americani o britannici. Questa gente vuole liberare il proprio paese e noi li sosteniamo. Anche di americani però ce ne sono a ben guardare. Le motivazioni sono più o meno le stesse di chi ha messo firma negli Stati Uniti per combattere il terrorismo dopo l'attacco alle Torri Gemelle. His little sister was in the Bataclan Theater in Paris during the attacks. Avevo un amico la cui sorella è morta negli attacchi di Parigi al Bataclan. Ho combattuto in Iraq fra il 2006 e il 2009, ho perso amici laggiù e questo è il mio modo di continuare la lotta. Seppure sostenute sulla carta dagli Stati Uniti, le SDF sono state spesso bombardate dagli jihadisti siriani, da turchi e da russi, atti che non sono serviti però a fermare l'arrivo dei volontari stranieri.